gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Buongiorno a tutti. Stasera ho deciso di provare una ricetta del cookie doo che avevo letto, mi pare, quello delle riviste, voi noi bimbi. E si chiama pizza scomposta. Adesso tra un po' si mangia e non si toccano i brioche, dai. Allora, partiamo dal fare la nostra focaccia. Quindi 250 grammi di acqua tiepida. Ce ne serve ancora. Ok. Poi mettiamo mezzo cubetto di lievito. Voglio ancora la brioche. Guarda. Cosa? Niente, brioche. Bravo. Voglio ancora la brioche. Mezzo cubetto. Prima. Mamma, voglio ancora la brioche. Metti pausa. Un cucchiaino di zucchero. Dobbiamo arrivare a 5 grammi, esatto, un cucchiaino. Poi ci servono 400 grammi di farina, per quella lì non mi basta. Aspetta, dammi dai la sedia. Allora. Toh, senti, mangia la brioche. Dunque, 400 di farina. Io do sedia. No, non mi serve più la sedia, gioia mia. Ne avevo già una. Poi, che caso, ragazzi. Sale, sempre un cucchiaino. Grammi di olio. Adesso impastiamo tutto con la spiga. E quando il nostro impasto ficchia, ficchia. Sì, vai via, Dom. Ficchia. Sì, spiga. Allora, la spiga. Spiga e andiamo a impastare finché l'impasto è assolutamente pronto. Poi lo mettiamo dopo si scende dalla sedia e si va a prendere quello che dentro, non così. Quindi sembra già a posto. Spegniamo per il momento il bimbi, che devo aspettare che mi porta la Bologna mio figlio. Mamma! Formaggio. Mamma, anche io. Così dopo possiamo iniziare a preparare anche la mousse. È una ricetta molto estiva, veramente estiva. È fantastica. Molto sottile e cercando di mantenere la forma rettangolare, perché dopo noi dovremo andarla a tagliare a piccoli rettangoli. Ok, spalmiamo bene il nostro olio, la bucheremiamo così perché vediamo lo stesso effetto di una focaccia. Ok,
Adesso un pizzico di sale. Un poco. Ok. E accendiamo il nostro forno a 200 gradi in attesa che scaldano i fogli. Perfetto, questa è la nostra focaccella, dopo lo andiamo a mettere dentro, così. Io ho cercato di mantenere la forma più rettangolare che riesco, ma non sono perfetta, Ok, quindi adesso inizieremo a preparare anche la mousse. Ci vediamo tra poco con la mousse. Dunque, pronti per fare la nostra mousse? Mentre attendiamo il forno che si preriscaldi, stavo guardando se avevo in giro, perché per decorare dovrebbero servire pistacchi o comunque frutta secca, ma mi sa che l'ho usata tutta, fa niente, non è quello il problema. Voi se avete dei pistacchi fateli un po' piccolini, frantumati, e poi sopra glieli mettete nel decoro proprio del piatto. Quindi la mousse, aia, noi ne faremo il doppio, quindi 500 grammi di mortadella, questa dovrebbe già bastare. Guarda che fortuna, c'è già il pistacchio qua dentro, perché non è fuori? Abbiamo il pistacchio nella mortadella, fortunatamente il sapore è quello. Ottimo, 500. Noi siamo un po' golosi, quindi prendiamo un pochettino. Questi qua si possono mettere là. Dunque, abbiamo raggiunto la temperatura del forno e cominciamo a mettere dentro la nostra focaccia. Ci impiegherà veramente pochissimo adesso venire cotta, perché va fatta estremamente sottile. Abbiamo messo i nostri 500 di mortadella, adesso andiamo a mettere anche la focaccia, circa 500 grammi. Che focaccia ricotta, scusate. Quindi dentro la ricotta io ne metterò 3, perché sono 150, 300, 450 arrivo. Quindi vai a sederti lì, che adesso la mamma senti che trita, Quindi 500 di mortadella, 500 di ricotta e 60 mamma di latte. Dito, lecca. Non puoi averlo finito il lecca. Ancora qua. Tritiamo? Facciamo il tritare? Facciamo. No, non ho fatte. Vado? No, più forte, no! No, non penso di andare forte, vediamo. Proviamo, No! Vado, perché fa fatica a prendere la mortadella un po' tutto. Mamma, piano! Ma certo, vado piano, però sta venendo bella. Magari aggiungo un goccio di latte, così fa meno fatica a prenderla. Aspetta, Dominique, un attimo, amore. La goccia, se vedete che è proprio denso denso, fate anche voi. Vado.
faccio vedere come è venuta. Oh. La nostra mousse di mortadella. Spegniamo il nostro bimbi che non ci serve più. Spostiamoci tutta sta roba. L'ha fatto come i panini del Lidl. Ah. Ma stai registrando adesso? Sì, sto registrando. Ah. Quindi, allora, se metti un attimo in pausa. Con Eric. Sei in pausa? No. No, è già acceso. Metti in pausa. Allora, iniziamo a comporre. Prendiamo la mousse e la mettiamo in un sac à poche. Che profumo che fa di mozzarella di Mamma, ehi, con la pizza. Adesso è già caduto tutto. Allora, mamma, ecco il paese, no? Adesso andiamo a formare il piatto. Quindi lascia, dopo sistemo io. C'è un bel giro così. La panna. Come per mettere una panna? Certo. Eric, la palla piccola dovrebbe essere qua in zona. Era caduta prima. Così. Così, andiamo a rimetterne dentro. Allora, procediamo con tutti gli altri. Ok, giusti giusti sei con questa porzione. Mettiamolo tutto questo. Fa niente se uno non viene proprio bello esteticamente. Quindi, sei mousse pronte. Ora attendiamo la nostra focaccia, che la tagliamo a rettangolini e la mettiamo dentro. Adesso ve lo faccio. Intanto io mi preparo questo per mettere tutti gli altri rettangolini di focaccia, perché in pratica sarà una focaccia da mangiare con la pizza. In pratica è una pizza un po' particolare, carina. Vediamo la nostra focaccia com'è, ancora deve dorare. 5 minuti gli diamo che dovrebbe essere pronta. Ad occhio. Puoi andare, mamma. Allora, focaccia pronta. Adesso la tagliamo. Queste mosche che continuano a entrare. Lascio aperto un po' che escono le mosche. Tu passa di qua che io taglio di là. Accidenti se bruci. Allora, come un gelato si mettono. Ma è brusa. E procediamo così su tutte. Così. Ci vediamo quando ho finito. Eccoli qua, pronti? Serviti, pronti da mangiare con la nostra focaccia. Buon appetito e buona pizza scomposta.